Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Il CIPESS ha bocciato il piano economico finanziario redatto dal commissario per le A24 e A25, sventato quindi l'aumento del pedaggio del 375% entro il 2030, ma ora è tutto da rifare. Al palo la messa in sicurezza delle autostrade. Il CIPES ha detto no al maxicaro pedaggi del 375% delle A24 e A25. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile ha bocciato il piano economico finanziario proposto dal commissario Fiorentino, nominato dal Consiglio di Stato per far fronte ai gravi ritardi ministeriali. Il PEF che riguarda Strada dei Parchi, infatti, è scaduto nel 2013. Da allora ci sono stati tre commissari e 18 ipotesi di PEF avanzate dalla società del gruppo Toto. L'ultima bozza, quella di Fiorentino, era considerata irricevibile da tutti gli enti. Prevedeva aumenti dei costi di percorrenza per gli utenti del 16% all'anno fino al 2030, anno in cui scade la concessione. La bocciatura decretata dal CIPES però non accontenta nessuno. I sindaci dei comuni tra Lazio e Abruzzo, attraversati dalle A24 e A25, che avevano protestato ai caselli, parlano di ennesimo mezzo risultato. Dal 2023 infatti scatteranno comunque gli aumenti del 34% già due volte rimandati e la sensazione è che il problema non sia risolto ma solo posticipato. Della stessa opinione l'amministratore delegato di Strada dei Parchi Riccardo Mollo, che da un lato plaude alla proroga, infatti così ci sarà più tempo per trattare la revoca della concessione dalla quale il gruppo Toto otterrebbe 2 miliardi e mezzo di risarcimento. Dall'altro però ritiene che le emergenze del presente ricordano a tutti che il tempo è scaduto. Il PEF, infatti, oltre a scongiurare il caro pedaggi, dovrà consentire i lavori di messa in sicurezza, i cui ritardi stanno già causando il licenziamento degli operai impegnati nei cantieri. Si attende l'adeguamento sismico delle infrastrutture classificate come strategiche dalla Protezione Civile a seguito del sisma del 2009, mentre sono in corso inchieste da parte di quattro procure sul degrado dei viadotti e la loro mancata manutenzione. Ma non solo, il PEF dovrà prevedere anche misure per il contenimento degli attraversamenti della fauna selvatica. Sono 70, infatti, gli incidenti che nel 2021 sulle A24 e A25 hanno coinvolto le specie che abitano nei pressi di quella che non a caso si chiama Strada dei Parchi. Nei primi mesi del 2022 ne sono stati già 33, di cui 7 hanno coinvolto animali di grandi dimensioni. L'ultimo incidente è avvenuto ieri mattina vicino Pescina, quando un camion ha investito un cervo, illeso il conducente, morto l'animale. È arrivato nella serata di ieri l'accordo con i sindacati per TUA, l'azienda di trasporto unico abruzzese. E intanto questa mattina è stato presentato il piano strategico degli investimenti per i prossimi anni, specificatamente fino al 2024. Selenia Secondi. Nuove assunzioni di personale a TUA grazie all'accordo con i sindacati raggiunto ieri sera. La notizia arriva nel giorno in cui l'azienda in-house della regione Abruzzo presenta il piano strategico degli investimenti per i prossimi 2 anni. Dopo un periodo di polemiche, dopo diversi anni che non si riusciva ad arrivare a una contrattazione, c'è finalmente un accordo con i sindacati. C'è un accordo con i sindacati, c'è stato un confronto serrato, ma alla fine le posizioni hanno trovato un punto di caduta condiviso e naturalmente ne beneficeranno i lavoratori già presenti in azienda. Ci sarà per quello che riguarda il part-time, il trasbordo nel full-time, e questo avviene contestualmente ai contratti che si sono firmati in questi giorni, che hanno visto l'assunzione di 50 da professionalizzare. La seconda parte del contratto, che era quello oggetto di polemica e che rivestiva il bando che faceva riferimento ai professionalizzati, ha avuto anch'esso una valutazione che alla fine, in termini di mediazione, ha fatto sì che da un lato l'azienda concedesse su alcune richieste sindacali, dall'altro che il sindacato riconoscesse la bontà di quello che era il percorso che è stato effettuato. È una cosa importante perché in questo momento creare le condizioni per l'assunzione di oltre 100 persone, come avevamo preconizzato e come stiamo facendo,
facendo diventa un dato in una regione che soffre oggettivamente il problema della disoccupazione di preminenza oggettivamente importante. TUA, l'azienda di trasporto unico abruzzese, ha presentato il piano strategico degli investimenti, 115 milioni di euro investiti che consentono all'azienda di investire su nuove risorse umane e di rinnovarsi per gestire le sfide del mercato, sostenibilità, innovazione e valorizzazione del personale per rispondere ai nuovi trend della domanda. Il piano è quello illustrato, prevederà il più grande intervento che è stato realizzato negli ultimi anni, sia nel rinnovo del parco rotabile autobus, nel rinnovo del parco rotabile treni, nell'assunzione di conducenti ma anche di non conducenti, erano anni che non si faceva concorso per personale amministrativo, insomma ci sarà un'immissione di nuovo capitale, quindi nuovi investimenti e nuovo lavoro, quindi assunzioni soprattutto di giovani. Per quanto riguarda il PNRR, per quanto riguarda il riparto, cosa si prevede? Il riparto dei grandi investimenti in infrastruttura, dove noi saremo soggetti comparse perché se ne occuperanno altri enti. Sul PNRR reparto investimenti usufruiremo di investimenti che andranno a potenziare il rinnovo del parco rotabile. E a tal proposito i sindacati esprimono soddisfazione per l'accordo sottoscritto con TUA, dopo una serie di vertenze avviate da Filt, CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Faisa CISAL, con un tavolo negoziale impostato sul ripristino delle corrette relazioni industriali, si è riuscito a trovare un primo punto di accordo. Uno dei punti principali della vertenza era quello del mancato riconoscimento del contratto aziendale ai nuovi assunti previsto in un recente bando di selezione per operatori di esercizio. Dopo un lungo braccio di ferro, spiegano i sindacati in una nota, l'azienda ha ripensato il piano programma pensato in Regione Abruzzo con il riconoscimento di tutte le voci del contratto aziendale al personale neoassunto. Concordata anche la immediata attivazione delle procedure di trasformazione da part-time a full-time, inizialmente degli operatori di esercizio assunti nella precedente selezione e successivamente del restante personale, che costituiscono lo sblocco dei trasferimenti che permetterà al personale di riavvicinarsi dopo anni presso le residenze anagrafiche. Inoltre, hanno spiegato CGL, CISL, UIL e CISAL, l'azienda erogherà al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo buoni benzina per un importo di 200 euro e un acconto di ulteriori 200 euro a titolo di acconto, trattandosi di acconto, sul premio di risultato. Un'importante inversione di tendenza che ha visto l'azienda perdere 300 posti di lavoro negli ultimi due anni, l'ultimo concorso infatti era del 2015, e una risposta occupazionale che dovrà necessariamente riportare anche qualità e garanzia dei servizi alla collettività abruzzese. Proseguiamo col TG, la cronaca, tre arresti e 10 kg di droga sequestrata oltre ad armi e munizioni. Questi i numeri dell'operazione portata a termine dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Pescara, che hanno tratto in arresto tre persone per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, due dei quali sono anche accusati di detenzione abusiva di armi da sparo e munizioni. Gli investigatori, grazie a una precedente attività investigativa, sospettavano che due fratelli pescaresi di 45 e 46 anni si occupassero dello spaccio itinerante di ragguardevoli quantitativi di stupefacente. Nell'ambito dei servizi antidroga mirati, gli agenti sono riusciti a fermare e arrestare un 37enne pescarese a cui uno dei fratelli aveva appena ceduto un chilo di hashish. Nel frattempo un'altra pattuglia ha individuato un box auto nella disponibilità dei sospettati, in cui era verosimile che lo stupefacente venisse stipato e preparato prima di essere consegnato agli acquirenti. Sono state quindi effettuate immediate perquisizioni che hanno consentito di sequestrare complessivamente poco meno di 4 kg di marijuana e 6 kg di hashish, che state vedendo in foto, che una volta piazzati sul mercato, secondo gli investigatori, avrebbero fruttato non meno di 70.000 euro, oltre al materiale utile per la preparazione e al confezionamento. Inoltre nel box auto sono state trovate armi e munizioni, una pistola calibro 7,65 con 30 cartucce, 7 nel caricatore, una pistola 6,35 con 12 cartucce e un'altra del calibro 9,21 ed una pistola scacciacani, replica di quelle in dotazione alle forze dell'ordine e priva di tappo rosso. I tre arrestati venivano condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.
I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno illustrato la risoluzione presentata in Consiglio regionale sulle risorse per assunzione di personale sanitario e adeguamento delle retribuzioni. Paolo Renzetti. Blasioli, questa mattina in Consiglio regionale avete illustrato una risoluzione a sua firma che riguarda il mondo infermieristico della nostra regione, parliamo dell'aspetto economico e anche di nuove assunzioni. Qual è stata la risposta della maggioranza? Allora, intanto abbiamo presentato una risoluzione che è la stessa, nello stesso testo, presentata in tutte le regioni d'Italia, anche da forze politiche diverse dalla nostra. Questa risoluzione presentata in Abruzzo era a firma del Partito Democratico. Nell'ultimo Consiglio regionale, dopo tantissimo tempo che non hanno calendarizzato questa risoluzione, hanno addirittura votato contro, l'unico Consiglio regionale d'Italia, ad una risoluzione che chiedeva di impegnarsi al fianco degli infermieri e delle professioni sanitarie nella conferenza unificata Stato, Regioni, Province Autonome. Marsiglio e l'assessore Verì, le cui forze politiche nelle altre regioni d'Italia hanno addirittura presentato questa risoluzione a sostegno degli infermieri e delle professioni sanitarie per quanto riguarda l'adeguamento dei loro stipendi e la stabilizzazione di tanti rapporti precari che ci sono stati durante il Covid, si limitano ad enunciazioni di principio a loro sostegno, a scoprire targhe come hanno fatto, ironia della sorte, il giorno successivo, il 4 maggio, all'ospedale di Pescara, per tutte le persone che si sono sacrificate per il Covid e per permetterci un ritorno ad un'economia aperta, e quando c'è da prendere un impegno a sostegno di queste professioni votano contro senza esprimere alcuna motivazione a sostegno della loro posizione. È per questo che noi chiediamo anche a Matteo Salvini, al Presidente della Lega, di spiegarci che leghe ci sono in Italia, se c'è una Lega del Nord a favore degli infermieri e una Lega del Sud che esprime, guarda caso, l'assessore alla sanità e che invece dà un'indicazione contraria all'aiuto a queste professioni infermieristiche e sanitarie. È stato il più giovane tra i partigiani della Brigata Maiella. E oggi, all'età di 92 anni, quel giovane si è spento nella sua abitazione. Ennio Pantaleo se n'è andato, lasciando il ricordo di un combattente per la libertà. Nel 2021, proprio per ricordare la sua militanza nella Brigata Maiella, diede alle stampe un piccolo ma significativo volume dal titolo "Avevo solo 14 anni, testimonianza di fatti storici vissuti in prima linea e in prima persona". I funerali si svolgeranno domani, 6 maggio, alle ore 11, nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Sulmona. Aperto i battenti a Pescara la quinta edizione di Ecomob, la kermesse della mobilità sostenibile. Vediamo. Assessore, si parla oggi ad Ecomob di mobilità sostenibile, un tema molto caro alla Regione Abruzzo e in particolare al suo assessorato. Sì, voglio dire, noi come Regione Abruzzo siamo una regione all'avanguardia dal punto di vista della mobilità sostenibile, ma rispetto un po' a tutti i temi della sostenibilità, tant'è che siamo stati anche menzionati da una classifica nazionale dell'ISPRA come la seconda regione d'Italia più performante dal punto di vista degli aspetti ambientali. La mobilità sostenibile è un pilastro importante della transizione ecologica. Noi abbiamo come Regione Abruzzo redatto un progetto importante, una rete, una maglia della mobilità sostenibile su scala regionale come strumento sia di trasporto ma anche come strumento per ridurre le emissioni CO2 e quindi arrivare a quegli obiettivi climatici nobili che la comunità europea ci pone. È ovvio però, se oggi parliamo di mobilità sostenibile, dobbiamo parlare anche di energia sostenibile, quindi di energia da fonti rinnovabili. Purtroppo, lo dico con un po' di rammarico, ci è voluta una guerra quasi mondiale per capire che il nostro paese è dipendente dal punto di vista energetico da altri, ed è un concetto assolutamente sbagliato e anche molto pericoloso, il che rende il nostro paese non autonomo e quindi
che significa possibilità ecco, per le nostre imprese di essere meno competitive rispetto ad altre imprese del resto d'Europa, e quindi significa che dobbiamo intervenire in tal senso. Noi come Regione Abruzzo stiamo facendo la nostra parte, vogliamo investire nella mobilità sostenibile, ma di pari passo vogliamo investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili, che comunque diventa un'opportunità da qui in avanti. Questo weekend, 28esima edizione del Teramo Comics al campus universitario. L'evento dedicato al fumetto torna dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Quest'anno abbiamo 29 espositori, abbiamo una gara cosplayer, abbiamo youtuber che arrivano un po' da tutta Italia, poi di Teramo c'è Dellimellov, abbiamo ospite quest'anno Carmine Giandomenico, che fa parte anche attiva dell'organizzazione praticamente. Sono 28 anni che facciamo questa manifestazione, siamo ripartiti dopo 2 anni di pandemia, speriamo che si possa continuare. Oltre di tutto, l'Associazione Culturale Amici del Fumetto ha proposto un set di cartoline a tiratura limitata di Diabolik, che compie 60 anni di vita editoriale, in cui sarà apposto anche un annullo filatelico da parte delle Poste Italiane che abbiamo realizzato. Sabato 7 alle 17 ci sarà un incontro che gestirò all'interno della fiera di intrattenimento Teramo Comics, che tratterà il tempo nel fumetto, spiegare alle persone che vorranno venire a questo incontro che il fumetto è un linguaggio di dattilografia del tempo, di come viene gestito il tempo, di come racconta il tempo, e saranno ospiti Andrea San Giovanni, professore universitario che ha usato appunto il media fumetto per raccontare tutto ciò che è accaduto nel passato, nella storia italiana. Ci sarà Francesco Colapella, che sta presentando qui durante l'evento del Teramo Comics una mostra dedicata a Freddie Mercury, quindi il suo rapporto con la musica, e in più Ermanno Di Nicola, che è un animatore 3D che ha collaborato al montaggio sequenziale dell'ultimo videoclip di Claudio Baglioni, Uomo di Varietà. Giornata abruzzese per il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, che ha visitato le varie redazioni e incontrato i colleghi. Vediamo. Una gradita presenza a Pescara su invito del sindacato abruzzese dei giornalisti, il neopresidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, per un primo contatto con la categoria qui nella nostra regione, presidente. Sì, l'Abruzzo è una terra bellissima, io l'ho visitata per altri scopi da turista, questa volta un rapporto professionale più stretto con i colleghi per capire una realtà. L'Italia è fatta da tanti territori che vanno valorizzati, sono la vera ricchezza di questo paese, non c'è una periferia, ci sono tante realtà importantissime che vanno valorizzate e si valorizzano attraverso il sostegno e l'esistenza di voci che diano appunto rappresentazione di queste comunità, che sono comunità fondamentali per la vita del nostro paese, che potranno avere una voce autonoma e indipendente per rappresentare i propri interessi nei confronti del potere. Per chiudere, presidente, il giornalismo in Abruzzo, e questa è una regione un po' di confine, possiamo dire, non è una grande regione, però è una regione dove c'è comunque un movimento vivo. Ma è una regione che rispecchia la realtà di molte altre regioni, perché appunto l'Italia è fatta di tante realtà di questo genere, vanno sostenute, perché se noi perdiamo questa ricchezza, che è una ricchezza culturale, di territorio, di lingua, di usi, di abitudini, cioè è una sconfitta non solo per la comunità, non solo per il giornalismo, non solo per la democrazia, ma anche banalmente per l'economia, perché non sapremo valorizzare all'estero queste realtà importanti e bellissime e attrarre tante persone che poi verranno qua, consumeranno qua, si stabiliranno qua, si affezioneranno agli usi, ai costumi e a tutte le particolarità di queste zone. Teramo celebra i 100 anni dalla nascita di Luigi Tomma di Paolo Antonio, storica figura della CGIL e del Partito Comunista Italiano. Il centenario della nascita di Tomma noi l'abbiamo in qualche modo avviato l'anno scorso, la celebrazione del centenario, e l'abbiamo avviato l'anno scorso purtroppo con i condizionamenti della pandemia. È una figura molto importante che in pratica ha sicuramente segnato in maniera autorevole più di un ventennio della storia di questo territorio, essendo segretario della CGIL
nel dopoguerra, poi per tre volte è stato parlamentare, due volte è stato deputato, una volta è stato senatore, per ritornare a essere ancora segretario della CGIL a cavallo degli anni 60-70. E in questo territorio in modo particolare si è contraddistinto per il piano del lavoro e per in pratica le lotte del Vomano, per quello che è stato anche quell'esperienza unica dello sciopero alla rovescia e che ha consentito di nelle nostre vallate, ma soprattutto nelle aree interne, allora di avere comunque sia attraverso la costruzione delle centrali un lavoro che ha permesso un po' dello sviluppo del territorio allora, ma che in pratica in parte è rimasta anche ora. Egli fu un uomo sicuramente di parte, fu un comunista, fu un sindacalista, fu segretario della Camera del Lavoro, fu deputato due volte, fu senatore dal 63 al 1968, ma tutto questo, come dire, non è soltanto, non basta per ricordare Tom. Egli è anche un rappresentante complessivo della società della nostra regione nel secondo dopoguerra. Il suo essere di parte non ha mai rappresentato per lui un essere fazioso, una faziosità, un atteggiamento, come dire, irriguardoso e irrispettoso rispetto a personalità e a situazioni diverse da quelle che egli concepiva e perseguiva. E proprio per questo motivo il rispetto che ha durante la sua vita, ma anche e soprattutto successivamente in tanti anni nei confronti di Tommy Di Polantonio, sta a sottolineare questa sua duttilità, che non significa, come dire, galleggiare anguillescamente sulle cose del mondo, ma semplicemente come dire, rispettare gli altri pur all'interno di una visione di parte, che non significa mai prevaricazione, ma soltanto convincimento e coinvolgimento. E ora lo sport col calcio di Serie C, domenica alle 19, gara di andata del primo turno nazionale di playoff col Pescara che ospita in gara 1 la Feralpi Salò. Nei biancazzurri è arrivato il primo gol di Simone Pontisso, mentre il capitano dei Leoni del Garda, Elia Legati, carica i suoi in vista della fase cruciale della stagione. Ascoltiamolo. Finalmente, lo cercavo da un po'. E finalmente oggi comunque era una partita importante dove contava passare, sono riuscito a fare gol e comunque grazie ai miei compagni e sono molto contento per il passaggio del turno. Sì, purtroppo abbiamo subito il primo e poi il secondo gol e questa squadra comunque è una squadra che non molla, che nelle difficoltà tira fuori quel qualcosa in più e niente, poi siamo stati bravi a fare due gol, a reagire subito e passare il turno. Ma io penso che dobbiamo affrontarle bene, affrontarle con l'atteggiamento giusto, che sia andata a ritorno, a partita secca, si cambia poco, nel senso che dobbiamo affrontarle bene con grinta, con cattiveria e cercare di andare avanti. La mezzala sinistra è quello che ho fatto maggiormente rispetto agli altri ruoli, quindi lì dove mi trovo meglio, però se c'è da fare comunque il play o mezzala destra o il tre quarti, quello che c'è da fare io comunque mi adatto e seguo quello che mi dice il mister. Ma ci arriviamo secondo me bene, in salute, al completo, li affronteremo con grande entusiasmo, con la consapevolezza di aver fatto un campionato importante, ma ora riparte un altro tipo di campionato, un altro tipo di partite belle, emozionanti, stimolanti in degli stadi belli contro squadre importanti come sarà quello di Pescara, con coraggio, con umiltà, ma con la consapevolezza di essere una squadra comunque forte, ecco, e con il guardare una partita alla volta e affrontare questi playoff con grande coraggio e entusiasmo. Diciamo che è il coronamento, no, di una stagione positiva, che però adesso può diventare ancora più positiva, ancora più bella. Sono partite che hanno un altro sapore, che hanno un'altra. Si preparano da sole e quindi non hai proprio voglia di scendere in campo. Domani la Serie D torna in campo con alcuni anticipi, tra i quali quello del Savini di Notaresco, dove i rossoblù di Epifani si scontrano col Pineto. Per i biancazzurri sarà il primo di due derby consecutivi con vista su playoff, come ammette anche l'attaccante Federico Barlafante. Cercavamo una vittoria, purtroppo è arrivata, soprattutto io cercavo un gol che non arrivava da un po' di partite, diciamo che mi sono sbloccato.
E mo cercheremo di vincere, cercheremo di fare gol anche in queste ultime partite che sono fondamentali per noi. Sì, sì, l'obiettivo nostro è cercare di fare più punti, diciamo, per provare ad arrivare ai playoff, anche se la classifica è molto corta ed è molto difficile perché ci sono molte squadre là, quindi come sempre l'importante è fare più punti possibile. Ah, io cercherò di fare meglio possibile come tutta la squadra, come sempre, e due derby consecutivi saranno due belle partite dal mio punto di vista, quindi daremo il massimo, dai. Sì, sì, io mi sono trovato benissimo, il presidente, il direttore, anche con i mister, con i compagni e tutto. E niente, forse pensavo andasse un pochino meglio questa stagione, però non ci possiamo lamentare perché comunque siamo sempre là. Per quanto così ho fatto 10 gol e potevo farne e posso farne ancora di più, quindi si vedrà in queste ultime partite, sennò per me è andata abbastanza bene così. E ora il calendario con gli appuntamenti della pallavolo per questo fine settimana. Grande attesa per gara 2 delle semifinali di A3 tra Abba Pineto e Aversa. L'incontro è in programma domenica 8 alle 18 al Pala Santa Maria. L'ingresso sarà a 1 euro. In caso di vittoria del sestetto abruzzese consentirebbe ai ragazzi del presidente Abbondanza di accedere alla finale e in caso contrario si andrebbe a gara 3 giovedì 8 ma in casa campana. In A2 femminile, Mesto Congedo dell'Altino, che domani anticiperà il turno alle 17 a Catania. Eppure domani in B1 la Teatina Chieti si giocherà una fetta di salvezza nell'andata dei playout nell'impianto di Nocciano alle 17 contro Iesi. Il match di ritorno ci sarà sabato 14 in terra marchigiana e per salvarsi occorrerà totalizzare 4 punti. In caso di parità si ricorrerebbe al Golden Set. E infine in B2 ancora al femminile. Domenica alle 18 il Teramo comincerà l'avventura dei playoff sul parquet di Pontedera. Le toscane faranno poi visita alle nostre mercoledì 11 al Pala Acquaviva alle ore 19. Ed è tutto per questa edizione del TG6. I nostri servizi sono su YouTube e su tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie.